Adesso do la parola a Massimo Pisa, che avrete sicuramente, se dovete passare il microfono. Solo dire una cosa molto breve, che Piero Scaramucci, che ha rivendicato, ha realizzato un bellissimo libro, La storia quasi soltanto mia, verrà ricordato il 21 novembre in Consiglio Comunale. Ma non solo, mi ha detto la moglie che ci sarà poi, non ho capito bene se quel giorno o un altro giorno, non ricordo, anche con Radio Popolare, con anche il Consiglio Comunale, cioè ci dovrebbe essere questo omaggio a Scaramucci. Poi comunque vi faremo sapere qualche accordo che serve. Allora, Massimo Pisa, che non so se avete letto, i lettori di Repubblica, sta inanellando una serie di articoli, uno più interessante dell'altro, per quanto mi riguarda, mi diceva prima che ci ha studiato 3 anni su queste carte, quindi un lavoro gigantesco, e oltre a parlare del libro vorremmo anche sapere questo lavoro, se quando uscirà. Quanto tempo abbiamo? Quanti giorni abbiamo? Buonasera, intanto io spero per tutti voi che questo oggettino qua si leggerà nelle vostre biblioteche, altrimenti lo andrete a comprare lì, altrimenti... Sono quasi finiti, Potete uscire. Perché parlare di quei fatti a 50 anni di distanza, chiunque di noi si affronti, cammina sulle spalle dei giganti, di giornalisti e storici che li hanno affrontati. Ha senso se si riesce a ricostruire, a dire qualcosa di nuovo, a far sapere qualcosa che prima non si sapeva. E questo è il caso. Questo qui è un libro, è un piccolo gioiellino, perché il collega Morandi, il collega Morando ha fatto questa operazione pulitissima, semplice, cioè cosa sappiamo, cosa è successo, cosa sappiamo di questa cosa e come lo sappiamo. Su quel fatto lì, le bombe del 25 aprile del 69, si è preso il fattore dei procedimenti, cioè ha fatto una cosa che di solito gli storici non fanno, gli storici di professione hanno un mestiere forse più alto del nostro sicuramente, però con fatica riescono a maneggiare tutto questo pulviscolo di verbali, di informative, di notifiche, di cui è composto un fattore di un procedimento, in cui c'è tutto quello che succede, tutto quello che voi generalmente non sapete quando leggete, quando vedete alla TV di un caso, cioè tutto quello che sta succedendo dietro, le indagini, gli accertamenti. Di queste cose nelle sentenze finisce un decimo, un ventesimo, un centesimo, e tutto il resto non si sa. C'è tutto questo retroscena di cose pazzesche che sono successe intorno a questo caso, che bisognava avere la pazienza di aprire, scartabellare, mettere insieme e saperlo raccontare. E quindi in questa vicenda voi troverete tanta di quella filigrana che c'è dietro alla strage di Piazza Fontana, che forse vale la pena ancora leggere oggi, perché in fondo è la vostra storia, la nostra storia, di quello che stiamo parlando, ed è una cosa ormai che ha una patina di polvere sopra, ingiallita, la guardiamo in bianco e nero nelle immagini del tempo. Io ho faticato a trovare immagini a colori della strage, dei funerali, di quello che è successo prima, lo sciopero generale in cui morì il poliziotto a Roma, le indagini, i processi, ce ne sono. Ho scoperto che su YouTube c'è la Associated Press, la P, sta mettendo le immagini degli americani, non gli italiani, allora giravano a colori. E quindi per la prima volta ho potuto vedere la strage a colori, dopo 50 anni. Ora, ho avuto l'onore di essere chiamato qui, dove faccio un po' l'intruso, accanto a questi giganti, perché mi sono messo a studiare appunto tutta questa vicenda. Dovete sapere che tutte le carte
dei procedimenti di Piazza Fontana ammontano a 455.076 pagine, divise in 487 faldoni. Sono numeri veramente imparati a memoria, come non ho visto, ripeto, per ricordarmi quanta mole di roba c'è. E non solo, perché molte delle carte su Piazza Fontana sono finite nei procedimenti su Brescia, erano nei procedimenti sulle bombe del 25 aprile, sono finite nei procedimenti per l'omicidio calabresi, per la bomba a questura di Milano di Bertoli, ovviamente nei procedimenti sulla morte di Stato di Giuseppe Pinelli e sul processo Baldelli. Giuseppe Pinelli è una morte di Stato per definizione, non si può scappare da questa cosa. E poi sono finite altre carte, altri documenti, che sono quelli dei servizi segreti dell'ufficio affari riservati, dei carabinieri che nessuno aveva mai conosciuto, nelle carte declassificate che il governo all'epoca Renzi, bontà sua, ha voluto desecretare, quindi sono disponibili all'archivio di Stato. Sono un'altra montagna di carte, di veline, di robe di apparato, e non si finisce più. E poi ci sono anche altre negli archivi stranieri, in quelli americani, in quelli francesi, in quelli inglesi. Che chi vuole, chi ha la pazienza di questo tempo, può andare a leggere. Ed è una montagna infinita nella quale non c'è il nome dell'assassino, non c'è. Però si possono capire tante cose. Ad esempio, prima di Piazza Fontana, visto che stiamo parlando di questo, erano successi un po' di eventi, me li sono appuntati qua. Scoppiava la bomba a Milano dal marzo del 1968. Se da più di un anno prima, la prima era scoppiata la Dow Chemical, loro dissero c'era l'avvocato Spazzali. Sergio Spazzali, fratello di lui, che ha una storia sua, spero che la conosciate, venne sospettato dei servizi segreti per la prima bomba di tutta questa serie, la Dow Chemical, era l'azienda che fabbricava il Dow. E quindi un aggettivo di quei tempi in cui si potrebbe stare per il Vietnam, scoppiò in via Andrea Costa dietro Piazza del Loreto, una bomba carta di notte, danneggiò il portone, venne lasciato un volantino anarchico, già da lì si cominciava il volantino anarchico, però c'erano queste spie dei servizi segreti che sospettavano che erano stati i marxisti leninisti a fabbricare il volantino anarchico per incolpare i compagni. Già allora si cominciava a macchinare, a costruire, ad architettare sulla base di niente, sulla base di congetture, sulla base di un sentito dire, ogni tanto sulla base di infiltrati o di confidenti. Per un altro botto che scoppiò alla Banca d'Italia, in piazza Cortusio, dove c'era un volantino che assomigliava a quello della Dow Chemical, venne interrogato tra gli altri il signor Pinelli Giuseppe, conoscete. Venne portato in questura, gli chiesero lei di dove era quello, gli disse, sapete, sono ferroviere, mi stanno lavorando, se volete potete chiedere alle ferrovie dello Stato, ok, grazie, se impone. Eccetera, 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 ne scoppiamo un po', c'è quella che è rimasta famosa, congelata alla Rinascente, nell'agosto del 68, che non scoppiamo, ce ne fu un'altra, del dicembre, sempre alla Rinascente, dello scoppio, questa la trovò un vigilante, un metronomo, faceva il turno alla ronda, lo comunicò alla questura, ci furono due telefonate di rivendicazione al giorno al Corriere della Sera. Un giornalista del Corriere della Sera era un confidente dell'ufficio affari riservati, quindi infiltrato delle spie, ma lo stato riuscito, la questura riuscì a non far uscire la notizia. Insomma, questa bomba artigianale, che era una scatola di scarpe con dentro una miscela esplosiva, venne lasciato un pennellino dai lati, una scarpa, non mi trucco, quindi non conosco bene questi aggetti. Il che diede là, come potrebbe meglio raccontare Paolo Mando, al commissario Allegra per sospettare Sibilla Melega, che era la moglie ultima di Giorgio Feltrinelli. Del resto è normale, cioè per lì per il Pascale e quindi Feltrinelli. L'ossessione contro la
sinistra rivoluzionaria, come la si vuole definire oggi, all'epoca era una cosa abbastanza seria, abbastanza diffusa, che impegnava migliaia e migliaia di militanti, era quotidiana per gli apparati dello Stato. C'era appunto c'era il SID, che era il servizio segreto militare unico, erano solo militari, carabinieri, qualcuno che arrivava dall'esercito, qualcuno che arrivava dalla marina, dall'aeronautica. E poi c'era l'ufficio affari serbati, che erano questi civili, molti anni dopo vennero trasformati in SISM, il SID o qualcosa del genere. Erano due servizi segreti che spesso indagavano l'uno sull'altro e che cercavano di comunque di attribuire le colpe degli attentati a vari pezzi della sinistra rivoluzionaria, spesso però cercando di incolpare gli amici di quell'altro, i confidenti di quell'altro, in modo tale che comunque si incolpava la sinistra rivoluzionaria, ma come si dice nelle parti sono siciliano, si mascariava anche l'altro servizio, in modo tale che si faceva fare la figura degli amici dei terroristi. Ad aprile, poco prima delle bombe del 25 aprile, se non sbaglio, dal 1945, il giorno della liberazione, fa l'attentato del 25 aprile, dovrebbe richiamare alla mente anche di un neonato un attentato contro la resistenza, contro il giorno della liberazione. Qualche giorno prima, a Padova, era scoppiata un'altra bomba, era una bomba incendiaria nell'ufficio del rettore dell'università, che era un ebreo e socialista, un ex partigiano, si chiamava Enrico Omer. Perfino la polizia di Padova, che non era così efficiente, si fece l'intimente di intercettare un signore che potrebbe essere anche abbastanza sospettato, si chiamava Franco Ferrer, ne avrete sentito parlare. Gli sento in diretta organizzare una riunione per la sera del 18 aprile. Parla con altri neonazisti, parla con gente che deve arrivare da Roma, si devono dire dei discorsi importanti, insomma li ascolta. E però non vanno a vedere con chi si incontrano, che dicono, lo ascoltano così come se fosse la radio e lasciano perdere. Quella riunione del 18 aprile del 69, chi ha studiato un po' la materia viene ritenuta dire l'origine del male, la sera in cui venne messo a punto il piano della strategia della tensione, delle bombe che investiranno l'Italia nei successivi 8 mesi. Questo per capire che le cose in quel momento, non dopo, non molto dopo, si sapevano, lo Stato le sapeva, lo Stato le ascoltava. Ogni tanto c'era qualche ufficiale dello Stato che si faceva venire qualche dubbio. Per esempio, scoppia la bomba il 25 aprile. Il 29 aprile il capo centro dei servizi di Milano, i servizi segreti nelle città importanti avevano la propria base locale, no? Come fossero le questure come i comandi dei carabinieri, anche i servizi erano il centro di controspionaggio di Milano, di Bacci, Trieste, eccetera. Insomma, questo maggiore del controspionaggio di Milano fa il suo, appunto, la sua relazione a Roma, insomma, scrive, insomma, sì, buono, quasi sospetta gli anarchici, però scrive anche che forse, la matrice di quegli attentati fascista, perché è stato scelto il giorno della resistenza, una matrice di destra, che naturalmente viene lasciata cadere, perché poi gli arresti degli anarchici arrivano il 9 maggio, anzi entro il 9 maggio arriva il rapporto conclusivo che inchioda tutti, c'erano anche altri nomi che venivano fatti, oltre a quelli che finirono in galera, c'erano nomi di Pietro Valpreda, c'era... Mi piacerebbe salutare, c'è un signore che è qui ad ascoltare, che si chiama Tito Pulsinelli, che è un altro delle persone che venne investito da quel meccanismo infernale, che venne arrestato soltanto in agosto perché riuscì di un monta sua a stare per un po' alla larga dai guai. Finché non venne arrestato a Riccione, dove era andato a lavorare per un signore che si chiamava Enrico Romelli. Enrico Romelli è un nome che ricorre poco nei libri che si occupano di queste vicende. È insomma una specie di Kaiser Soul di questa vicenda. Enrico Romelli era un anarchico schedato dal 63 perché insomma aveva partecipato a dei fattarelli contro i franchisti, insomma contro il consolato spagnolo, già nel 63,
aveva 19 anni, e da allora era schedato. Da schedato si trovò a essere confidente della questura e infiltrato, infiltrato doppio. Lui era la fonte Luigi, il commissario calabrese, ed era la fonte Anna Bolena dell'ufficio affari riservati almeno dal novembre del 69. Questo lo scrive un signore che si chiama Russo Magno, una spia demoniaca, un ex combattente dell'SS, giusto per descrivere il personaggio. Tutti questi anarchici vengono investiti, le bombe non finiscono, ce ne sono altre, alcune vengono attribuite dagli anarchici in carcere. Il primo maggio del 69 scoppia una bomba davanti alla presenceria di Mantova. Verrà sospettato solo due anni dopo un ordinarista di Verona, si chiamava Claudio Pizzarro. Siccome Paolo Faccioli aveva dei parenti a Mantova, viene interrogato il 2 maggio e in carcere, è a San Vittorio. Tecnicamente non può averla vista lui. Però gli chiedono di questa bomba, gli chiedono se per caso lui e i suoi amici e i suoi parenti sono andati a Mantova davanti alla pellicceria Fannini per mettere una bomba contro il capitalismo. E poi Faccioli sgrana gli occhi, li guarda e dice: scusate, non so di cosa stai parlando. Stranamente non riescono a non attribuirla. Sempre il 2 maggio, da Padova, il commissario che intercettava Freda, però intercettava così, si chiama Molino, Saverio Molino, era uno che talmente non riusciva a risolvere quelle cose che dopo gli affiancarono il capo della squadra mobile. La squadra mobile, di solito, si occupa di altro. Si chiama Pasquale Iuliano, è una persona onesta, uno dei tanti eroi che viene travolto da questa vicenda, verrà denunciato, gli costruiranno delle false prove a carico, il ministero gli crederà ai fascisti che le avevano costruite, verrà spedito a Rungo di Puglia dai parenti senza stipendio per 2 anni e dopo verrà riabilitato dopo molti anni in cui ha accumulato talmente tanto odio per la polizia da fare l'avvocato. Molino va a Milano il 2 maggio e si vuole fare dare le prime analisi tecniche delle bombe del 25 aprile per capire se agli anarchici Braschi, Faccioli, della Savia si poteva attribuire anche le bombe di Padova fatte, messe, la bomba incendiaria messa nello studio del rettore ebreo e partigiano. Dopo poi comincia la campagna delle bombe di tribunale, la prima costruita talmente male che Giovanni Ventura va a mettere il tribunale di Torino a maggio, verrà trovata non esplosa soltanto a ottobre perché era fatta male, lascia su un armadietto e lì sta a dormire. Poi viene messo uno nel tribunale di Roma, poi uno nel tribunale di Milano, una bomba sofisticatissima, anche su quello ovviamente l'ufficio sta a fare riservati, farà partire una serie di verifiche per capire se si poteva attribuire anche questa agli anarchici, ovviamente ad altri anarchici che secondo questo piano geniale investigativo avrebbero continuato a mettere bombe in Italia per far scagionare gli amici, i compagni galera, evidente. Finché non si arriva all'8-9 agosto, una notte, a una settimana da Ferragosto, gli italiani vanno in ferie, non tutti ancora vanno alla macchina, molti prendono il treno, e su 9 treni, perché su una ne mettono 2, vengono messe 10 bombe, ne esplodono solo 8, ne esplode la prima e l'ultima. La prima viene trovata a Milano alle 11 di sera, riesce pure a finire sui giornali del domani, la trova una ragazza, su questa ragazza, che è una ragazza di Piumazzo, per farvi Luccini forse sarà una parola di un paese che ricorre una canzone di Luccini. Piumazzo, questa ragazza sta partendo per Parigi e trova sto pacchettino, non sa cos'è, la consegna un ferroviere, il ferroviere la scarta, scopre una bomba, ancora non è esplosa, la mette su un binario, la domanda di sinistra, questa ragazza parte, riescono alla fine a identificarla, era una militante del PC. Il controspionaggio di Bologna farà una piccola indagine su questa ragazza per capire se non era stata lei militante del PC, quindi evidentemente terrorista, a metterla e poi fuggire secondo questo piano diabolico a Parigi. E poi sui treni di tutta Italia che finiscono a
Caserta, da Bari passando per Venezia, quindi vengono messe alla stazione di Pescara, da Milano vengono messe un po'. Naturalmente sui sindaci, sugli anarchici, è evidente, perché gli anarchici sono i colpevoli, gli anarchici sono il frutto in quel momento ancora di un'indagine, che è quella di Allegra, che è quella che leggete su questo libro, che all'inizio appare un capolavoro. In 8 giorni, in 9 giorni la polizia ha trovato i terroristi. Poi però a qualcuno viene un dubbio. Lo stesso Ministero dell'Interno, l'11 agosto, quindi 2 giorni dopo, le bombe diffonde una lista di potenziali terroristi di sinistra, sono 51, in mezzo c'è anche Pietro Mattarella, che da maggio ha cominciato ad essere sotto l'occhio degli apparati. C'è gente tipo Oreste Scalzone e Franco Piperno, c'è Riani Servigoni, che in quel momento era un leader del movimento studentesco a Milano, ci sono molti anarchici, quelli ancora liberi di Milano sono tutti lì. E poi però il giorno dopo diffonde una lista di potenziali terroristi di destra, sono 78, sono 27 in più. In mezzo c'è anche gente, forse avete sentito nominare, Stefano Delle Chiaie, Delfo Zorzi, che all'epoca già da un anno era una persona che era schedata dallo Stato perché era stato trovato delle esplosioni e delle armi in macchina. Aveva detto che era un collezionista, non si era fatto un giorno di galera. Dall'Appennino in provincia di Reggio Emilia, dove dei fascisti stavano organizzando un campeggio, era una cosa che i fascisti facevano spesso, andavano in montagna, facevano i loro addestramenti paramilitari e poi tornavano in città a picchiare. Questo campeggio nel Reggiano era stato adocchiato dal Partito Comunista Locale, un piccolo paese che si chiama Cervarezza di Busani. Il PC protesta, lo fa smantellare. Era già sotto osservazione di un ufficiale del controspionaggio di Bologna e di un vecchio signore, era un usciere della sede dell'MSI di Bologna. Si chiamava Ginetto, non lo considerava nessuno, aveva 60 anni, era però un infiltrato dei servizi nella destra, perché ogni tanto guardavano anche a destra. Non male. Questo signore, dopo un po', al suo ufficiale con cui parlava, gli porta un oggettino, gli fa un regalo, un libretto bomba come quelli trovati sui treni. Cioè un pacchettino si apre, dentro c'è non una scatola ma un libro scavato e dentro c'è 400 grammi di tritolo. Ora, sugli anarchici, sulla colpevolezza degli anarchici, come avrete letto, leggete questo, non c'è niente se non le confidenze di una vitona. E un fogliettino a quadretti trovato nelle tasche dei pantaloni di Paolo Fuccioli, in cui c'era un disegnino fatto a penna su dei meccanismi, le bobine, eccetera, che viene ritenuto dalla polizia italiana come lo schema di tutte le bombe di una stagione di terrorismo. Un fogliettino a quadretti, a penna. Di là ci sono 400 grammi di tritolo. Allora gli stessi servizi, siamo già a fine settembre, il capo del controspionaggio, un colonnello alto in grado, si chiamava Casca Poinazzi, scrive tutto un documento sul terrorismo, sulle bombe che finora c'erano state, e qui a un certo punto che lui si fa venire un dubbio, lo mette nero su bianco, dicendo, insomma, attenzione, forse la matrice di destra, attenzione che forse sono i fascisti, attenzione che ci sono degli indizi che portavano, tra l'altro, su piste sbagliate, un gruppo Leccisi a Milano, forse qualcuno di voi se lo ricorda, Domenico Leccisi, no? Il trafugatore della Santa Russa, era un gruppo neofascista particolarmente attivo a Milano all'epoca. Beh, insomma, c'è un'informazione che arriva ai servizi che dice che probabilmente quel titolo lì sarebbe finito in mano al gruppo Leccisi a Milano. Era vero. Però c'era della sostanza, c'era del tritolo che portava a destra. Ebbene, nonostante queste indicazioni, poi la storia scopre. La storia scorre con l'autunno caldo e la storia riporta in primo piano le lotte operaie, gli scioperi, tutta una stagione in cui si chiedevano diritti, riforme, condizioni migliori di lavoro, si arrivava sul futuro dei lavoratori. Queste piste di destra vengono dimenticate fino a
12 dicembre, quando succede quello che succede. Si è nominata Rosè Mazzucchelli, giusto? Entra anche in collisione con la famiglia Minetti, perché a un certo punto questa signora, questa pazza, una signora che si era innamorata di Paolo Braschi, che era diventata più giovane di lui, Paolo Braschi non ha molta voglia di fidanzarsi con questa signora, e poi cominciò a raccontare delle cose terribili ai poliziotti di Milano, all'ufficio politico di Milano, in particolare alla commissaria Carabecchia, che era il suo referente. Lo sappiamo perché sui verbali della signora c'era scritta la firma penna Luigi Carabecchia. Gli racconta a un certo punto di rapporti omosessuali tra militanti, in particolare tra Braschi e Della Santì, con dei dettagli anatomici che finiscono sui verbali, attenzione, ovviamente. Perché sui giornali, e ovviamente in anni come quelli la lettera scandale, il marchio di infamia dell'omosessualità era quasi peggio che essere comunista. 14 agosto, quindi 5 giorni dopo le bombe su Italia, la signora viene risentita dalla commissaria Carabesi e racconta che era stata a casa di Pinelli a pranzo e che c'era gente da frequentare. A un certo punto dice anche la moglie di Pinelli, anarchica, sarà tutte cose. Questa domanda non è nemmeno anarchica. Fede Pinelli fa parte dell'organizzazione, c'è un algerino che può fare traffici stati, tale Milù, puoi immaginare il terrorista Milù. Sono tutte cose che finiscono nel fascicolo a carico di Giuseppe Pinelli. Giuseppe Pinelli, ci sono le carte, nessuno conosce, ma che abbiamo avuto la fortuna di vedere, era schedato dal 65. Per informativo su Giuseppe Pinelli, nel 2 aprile del 65, non era responsabile del circolo anarchico Sacco e Banzetti. Faceva attività per l'obiezione di coscienza, che era un altro dei tabù dell'Italia negli anni 60, che faceva l'obiezione di coscienza, era il servizio militare, era disertore, era uno portatore dei peggiori sentimenti antinazionali, quindi era automaticamente da schedare. Giuseppe Pinelli, la questione di Milano, aggiorna gli indirizzi di telefono perché lo segue. A un certo punto, visto che la signora Zumena racconta di queste riunioni, di questo covo terrorista che sarebbe la casa Pinelli in via Premestre, lo mettono sotto intercettazione e riempiono dei foglietti spettacolari, perché si possono ridere per non piangere a leggerli. Per esempio, c'è uno del 24 agosto, c'è questo vice brigadiere Zulo che batte a macchina. Alle 20:15 circa il signor Pino chiama il signor Aldo con telefonata interurbana per informarlo che il giorno 25 agosto sarebbe arrivata una certa professoressa Noemi o Moreni presso Aldo e pregava lo stesso di tenere la calma. Era la Zucchetti. La studente professoressa, secondo Pino, sarebbe Michele Paolo Braschi, la quale in questi giorni si sarebbe mostrata molto nervosa, per cui è stata invitata la calma con lo stesso Pino. Ovviamente Pino Pinelli e chi è rimasto fuori dall'indagine si rende conto che questa matta sta facendo dei danni in più. Durante la conversazione Pino incarica Aldo di informare certo Ivo di saldare un certo affare. Ivo era Ivo della Sabbia, era fratello di quello che era stato arrestato, e gli doveva saldare 30.000 lire di lega di stagno per fare le lampade che stavano mettendo in laboratorio. Un'altra telefonata riferisce che ha parlato una certa Alice, lamentandosi con la madre degli amici di Pino che frequentano la sua casa, accennando a un certo Armando che si trova pure. Insomma, la polizia ascoltava e telefonava di lamento di la moglie che dice mio marito forse si riempie casa di troppe amici. Al numero 28-52-517 questa è l'interpretazione di un presunto terrorista. Volevo dire una sola altra cosa, poi mi rendo conto che se mi stai parlando anche troppo. C'è il signor Arnoldi, c'è Matteo Dendena, ci sono persone che hanno avuto una bomba che ha distrutto il loro vita. Nell'archivio di Stato c'è
fondo della prefettura, prefettura di Milano, il prefetto si chiama Libero Mazza. Libero Mazza è un uomo che non ha molta fortuna, e anche per motivi fondati. A un certo punto, alla fine del 1970, spedì subito dopo la morte, il primo anniversario della strage di Piazza Fontana, c'era stata una manifestazione in piazza, era morto un ragazzo, si chiamava Saverio Saltarelli, era morto perché la polizia all'epoca sparava i lacrimogeni, non in aria, ma ti sparava addosso, se ti picchiava ti ammazzava. Un anno e mezzo dopo venne ammazzato con la stessa tecnica, un signore che non c'entrava niente, si chiamava Tavecchio, stava camminando accanto al teatro La Scala, venne colpicentrato da un lacrimogeno e morì, e naturalmente partì la solita opera di depistaggio che vedo come un'abitudine che non muore nemmeno adesso. Insomma, al prefetto di Milano, che in quel rapporto della fine del 1970 descriveva una città in mano ai terroristi rossi, parlava di 20.000 comunisti in varie organizzazioni, tutti armati fino ai denti, pronti a fare la rivoluzione, non era vero. Per la legione di Piazza Fontana si attivò abbastanza per le famiglie delle vittime, li fece tramite quello Stato per fargli avere un primo risarcimento. Si fece portavoce di istanze che poi i familiari o i feriti, feriti gravi, feriti che avevano perso il capo famiglia o che stavano ancora in letto all'ospedale, non potevano lavorare, la gente aveva perso tutti, oltre che gli affetti, erano agricoltori o commercianti di bestiame, c'era una vita povera e avevano perso tutto, chiedevano niente più che una pensione di guerra, una legge, lo Stato facesse una legge per riparare le vittime, i feriti, ai mutilati di guerra, per avere un sussidio, visto che la strage peggiore della storia repubblicana e della spazzatura. Non è per me. Quei giorni in Piazza Fontana il prefetto comunque si attivò, fece arrivare i primi soldi, 5 milioni di lire dell'epoca toccavano ai parenti dei morti, da 100.000 a 3 milioni di lire toccavano ai feriti, in ragione delle ferite che avevano avuto e anche in ragione delle condizioni familiari. E ci sono tutte queste lettere, i parenti delle vittime, che scrivono al prefetto per ringraziare. Sono dei documenti stupendi, perché sono scritti ancora bene, sono in originale, si può andare a consultare per leggerli, dove questa povera gente, queste travolte dalla storia, loro si travolti dalla storia, più parenti di travolta dalla storia, chi più di voi lo sa. Ce n'era uno che voleva leggere molto breve, la signora Nives Giovesi Pasi, era la vedova del signore Sinara Carlo Pace, aveva 50 anni, aveva visto le cose terribili in guerra, pensava di non dover vedere più, venne dilaniato dalla bomba. E la signora Nives Giovesi scrive un giorno, all'inizio del gennaio, al prefetto, e dice: mi sono trovato e mi trovo in mezzo a mille cose che devo risolvere e superare da sola, spero di poterci riuscire, in quanto la sua attività era vasta. Era un uomo giusto che valeva. Non meritava di finire così, e non meritava nessuno di finire così. La prego di scusarmi ancora e di accettare che rispettosi osservi. E poi c'era tutta gente che è abituata a scrivere lettere a Sua Eccellenza, pregava, implorava, supplicava di avere un aiuto allo Stato. Lo Stato non solo non ha dato la loro giustizia, ma noi siamo ancora in una condizione in cui, nonostante queste tonnellate di carte e di documenti, abbiamo un'idea di quello che è successo, col cuore lo sappiamo, ma non abbiamo i nomi, le prove di chi ha innescato o di quello che è successo in quella stanza al quarto piano. Questo sappiamo sicuramente perché c'è anche la prova scientifica, oltre alla prova logica, che piano piano non si è ammazzato, non si potrebbe ammazzare. Non sappiamo come, quali mani, chi, perché. Questo purtroppo ancora non lo sappiamo. In anni recenti ho sentito molto spesso dire, chissà, una cosa che diceva spesso vostra madre, se chi era presente in quella stanza può dire ancora la verità. Dovete sapere che delle 5 persone che poi ufficialmente erano in quella stanza, uccisi, Mainardi, Caracuta, Panessa, il capitano, il tenente capitano dei Carabinieri, lo credo,
due sono ancora in vita. C'è un giornalista che conosco molto bene perché spesso ci guardiamo allo specchio, che qualche tempo fa è andato a cercarli e a trovare due di due che sono in vita, il più giovane e il più vecchio. Ero fuori di testa, cioè, giustamente sono fuori di testa per fare cose del genere, anche... No, quando ti ho conosciuto, ma lo so. Tu sei venuto a casa facendo, vieni con me. Pensate che cazzo. Ho detto queste cose. E scusa, ancora più pazzo, sono andato da solo. Per chiedere, dopo 47, 48 anni, un briciolo di verità su una notte si poteva avere. Uno abita a Milano, non so, 3 anni fa era vivo, non so se adesso è morto, uno abita a Torino. Quella a Milano mi rispose, lo sapete perché l'ho detto, ma Pinelli si è suicidato. Cioè, scusi, va bene, ci sarebbero pacchi di carte, cose che si chiamano procedimenti, dovrebbe essere dimostrato, di tutte le cose. E suicidare è proprio scientificamente impossibile, oltre a tutte le altre considerazioni, impossibile, non è detto. Ma si è suicidato. Avrei dato 18-19 versioni diverse ai vari poliziotti, ministri, magistrati, che avevano interrogato, immaginavo, e questa è la dimostrazione che non ci eravamo messi d'accordo. A un certo punto sono venuto anche un po' di paura, mi sono cagato sotto, perché sono andato. L'altro, che vive a Torino, non rifiuta la telefonata, ma rifiuta di parlare dell'argomento nonostante tutto quello che è successo. Purtroppo andare a chiedere a chi c'era all'epoca, temo che non sia la strada migliore per sapere la verità, sono convinto che da qualche parte, in qualche archivio, probabilmente straniero, non italiano, ci sia un po' di verità. Meglio dello spionaggio mondiale. Prima o poi, da qualche parte, qualche foglio, lo troveremo, finché non lo troveremo. Senti, saluto. Se mi voglio imparare, mi esatto. Temo che qualcuno cambierà la sella, serratura di casa, però insomma. Io credo che, nonostante siano fatti di, appunto, di 50 anni fa, nonostante siano fatti ingialliti, nonostante si sentano le peggiori castronerie, che sono state le BR, gli alieni, King Kong, a mettere la bocca in Piazza Fontana, poi tutto quello che consegue, valga la pena cercare per capire le cose che sono successe, ma tutte cose quelle di oggi. Questo, di cui adesso vi parlerà Paolo Morando, è un buon punto di partenza.